Viggianello tra i borghi più belli d'Italia. Sul Pollino, un villaggio incantato. Panorami mozzafiato, una natura forte e rispettata, grande ospitalità. Sono queste le carte giocate da Viggianello, un piccolo gioiello incastonato tra le montagne del Parco Nazionale del Pollino per riuscire ad entrare nell'elite dei borghi più belli d'Italia. Viggianello, scelto per lo spiccato interesse storico e artistico del borgo antico, si va quindi ad aggiungere ai già premiati comuni lucani di Acerenza, Castelmezzano, Guardia Perticara, Pietra Pertosa e Venosa. Una selezione non facile, sono oltre 70 infatti i parametri valutati, tra i quali naturalmente la bellezza del luogo, la tutela degli edifici del patrimonio storico-artistico, il rispetto dell'ambiente e la qualità dei servizi offerti a turisti e residenti. Le istituzioni locali sono impegnate da tempo nella promozione del territorio. Durante tutto l'anno i turisti possono vivere in prima persona la natura e le peculiarità del parco, escursioni, rafting, acquatrekking, importanti eventi culturali estivi, ma la magia dei boschi del Pollino si apprezza anche d'inverno. Il Parco del Pollino si può vivere tranquillamente anche in inverno grazie alle ciaspole, che sono poi le racchette da neve con le quali si possono fare escursioni lungo i sentieri innevati, ce ne sono davvero tanti e Viggianello è proprio un punto di partenza essendo cuore del parco. Noi siamo parecchi anni che facciamo le cosiddette ciaspolate e ci sono percorsi adatti a tutti, si va dai percorsi per i neofiti, quindi da un'oretta, un'oretta e mezza, a percorsi più impegnativi, magari per raggiungere a vedere i maestosi pini loricati, magari percorsi per gente un po' più esperta e più preparata fisicamente. La premiazione di Viggianello è avvenuta al termine di una 3 giorni dedicata alla promozione del territorio e delle sue specificità. Escursioni, una rievocazione storica degli antichi usi, costumi e mestieri del paese, un concerto di musica sacra e tradizionale. La maggior parte dei paesi che si fregiano del titolo di borgo più bello d'Italia fa però i conti da decenni con il grande male che colpisce i piccoli centri lontani da città e aree produttive. Lo spopolamento e la conseguente scarsità di investimenti dovuti proprio alla situazione di marginalità rispetto agli interessi economici prevalenti. Qui però sopravvivono ancora mestieri antichi sui quali puntare per valorizzare al meglio il rapporto sano e sincero tra uomo e ambiente. Noi crediamo molto che il veicolo principale della vendita dei nostri prodotti sia la vendita diretta, perché con la vendita diretta noi riusciamo a spiegare al cliente il prodotto. I nostri non sono prodotti in serie, non sono prodotti industriali, quindi ogni giorno addirittura varia il gusto del formaggio. Questo non è questo è un punto di forza dei nostri prodotti, perché significa che gli animali, in base a dove vanno a pascolare, viene fuori un gusto di formaggio. Cioè, se vanno a pascolare a 100 metri viene fuori un tipo di formaggio, se vanno a pascolare a 1000 metri viene fuori un altro tipo di formaggio. È difficile spiegarlo dal bancone di un supermercato, e invece è molto semplice trasmettere questo messaggio al cliente direttamente nei mercati, nelle fiere. Tutto è iniziato quando io sono nato, perché mio nonno mi ha regalato una mucca e si chiamava Stellina. Questa mucca ogni anno faceva un vitello e mio padre me lo cresceva. A che io, quando sono arrivato a 14-15 anni, già avevo una decina di mucche. Mi ricordo un episodio abbastanza ridicolo. Allora andavamo all'Atronaco. A fine di agosto si fa una festa di Sant'Egidio, allora andavamo là a portare alla spalla i cestini. È capitato che abbiamo messo i cestini sull'asino, perché allora non c'era la macchina, c'era l'asino. Allora l'asino si è mangiato un cestino, ma non è che se l'ha mangiato tutto, ha mangiato solo la maniglia, un più bello cestino che avevo. E allora dico, e mo come faccio? O meglio se ha mangiato l'asino? Allora io in 448 prendo un pochino di salice e rimedio la maniglia. Ma siccome la maniglia non si può fare alla fine del cestino, va fatta qua nella base, sotto. E allora io l'ho rimediata e poi sono andato lì. C'era la fiera, la festa. Ho venduto questo
questo cestino. Dopo una mezz'oretta è venuto quello che l'avevo comprato. Dice, che cestino mai dato? E si è tolta la manica. Ma voleva picchiare, c'era mio zio, non mi ha fatto picchiare, però aveva ragione lui. Dice, che razza di cestino è questo qua?